Bene, oggi siamo con il dottor Giorgio Santoriello, in quanto la scorsa volta abbiamo intervistato il sindaco della città di Policoro, il dottor Rocco Leone, in merito a alcune questioni e quindi per diritto di replica il dottor Santoriello è qui oggi per rispondere sulla faccenda Zucchetti, ma non solo, anche su altre questioni. Allora, dottore, lei ha ascoltato l'intervista, che cosa ha da dichiarare appunto in risposta alle dichiarazioni del sindaco Leone? Beh, ci sarebbe tantissimo da dire perché noi abbiamo inviato e depositato decine di atti in questi anni e decine di proposte all'amministrazione. Su all'incirca una ventina di proposte, possiamo dire che due hanno avuto seguito, ma anche in maniera parziale. Quindi, visto che non ho avuto la possibilità di fare un contraddittorio col sindaco, e mi piacerebbe tantissimo avere su queste proposte e denunce un contraddittorio con lui, mi preme sottolineare che, allora, il sindaco Leone ha fatto capire che il professor Zucchetti, no Zucchetta, professor Massimo Zucchetti del Politecnico di Torino, è stato pagato per 500 euro, quindi per il 70% circa della spesa, con soldi pubblici. Mi scusi, dottor Santoriello, lui ha dichiarato che ha rimesso di tasca sua i soldi. Non è proprio così, perché non solo qui ci sono tutti gli atti, ma lui e altri amministratori hanno contribuito per circa 200 euro. Quindi su una somma complessiva di 700, 200 sono stati rimessi di tasca propria dal sindaco Leone e anche probabilmente dal vice sindaco o da qualche altro amministratore. Per il resto il comune ha pagato il grosso delle spese, 500 euro, e in più il comune ha usato anche la macchina del comune per riaccompagnare Zucchetti, mentre all'andata siamo andati a prenderlo io e il vice sindaco di sera all'aeroporto di Bari, quindi col mezzo del vice sindaco e col carburante del vice sindaco. Ma parlare di questo è a dir poco mortificante, perché i problemi che noi denunciamo da anni e che protocolliamo o inviamo via PEC all'amministrazione sono ben altri. Il sindaco Leone è stato molto scorretto perché non solo noi contribuiamo volontariamente senza chiedere mai un euro neanche all'amministrazione. Ricordiamo con l'associazione Cova Contro. Noi non abbiamo chiesto mai un finanziamento pubblico, men che meno al nostro comune di residenza dell'associazione, ma abbiamo sempre solo proposto. Questo, per esempio, è il progetto di monitoraggio ambientale per l'ITREC che abbiamo proposto utilizzando i fondi della compensazione ambientale. Questo progetto è stato proposto all'amministrazione, che dovrebbe avere un assessore all'ambiente, ma noi non ci siamo mai accorti dell'esistenza di questo assessorato, già 2 anni fa. Quando Zucchetti è sparito e noi l'abbiamo scritto anche su Ionica TV, grazie a voi abbiamo divulgato questo. Il professor Zucchetti, dopo che ha fatto il sopralluogo con noi di Cova Contro e con membri dell'amministrazione comunale di Policoro e Rotondella, quindi Rocco Leone, prima di parlare di questi episodi molto delicati, dovrebbe avere almeno la decenza di ricostruire tutti i dettagli. Il professor Zucchetti, con il quale sia io che altri membri dell'amministrazione ci sentivamo regolarmente su Facebook, via mail, per telefono, finito il sopralluogo, Zucchetti è sparito. Come mai, secondo lei, dottor Santoriello? Noi abbiamo mandato, ed è tra queste mail che vi ho portato. Quindi lui non è che, come ha detto il sindaco, ha analizzato tutto e poi ha detto no, qui non c'è nulla, è tutto a posto. Allora, il professor Zucchetti ha prontamente depositato una relazione, finito il sopralluogo, relazione che puntualmente l'amministrazione comunale di Policoro o non ha voluto utilizzare o non è stata in grado di leggere. Ma è pubblica? Questa può essere resa pubblica? È pubblica, è online sul sito del comune, anche se non molto visibile, ma noi l'abbiamo pubblicata sempre in allegato sul nostro blog. Il professor Zucchetti, dopo un iniziale sopralluogo, che è una cosa parziale per sua natura, ha detto che andrebbe monitorato il livello di cesio 137 nelle falde. Spieghiamo ai cittadini e a chi ci guarda insomma, su Ionica TV che cosa c'è. Allora, il professor Zucchetti, per sommi capi, ha messo per iscritto che ci sono tutta una serie di carenze nei controlli e soprattutto nella comunicazione degli stessi alla popolazione. Il centro ITREC ha avuto ufficialmente 13 incidenti nucleari nella sua storia. Questo lo dice un rapporto dell'ENEA che è pubblicato anche sul nostro blog. Il
ha semplificato in una maniera quasi ridicola tutta una serie di situazioni che sono a verbale, anche in atti pubblici. L'ISPRA, che è l'autorità ambientale suprema in Italia, ha sospeso lo scarico a mare di acqua radioattiva nel 2011 perché si erano raggiunti dei livelli di radioattività anomala. Cioè, questi discorsi non vanno affrontati quasi come se parlassimo alla stregua di chiacchiere da bar. Sì, infatti il sindaco ha voluto, quando abbiamo chiesto appunto di un'altra faccenda che riguarda Policoro, ha detto che lei è un visionario, credo, non ricordo bene. Comunque, insomma, ecco, sono tutte questioni fantasiose. Allora, io rispetto il suo punto di vista, anche se è un'offesa nei miei confronti, ma se io fossi un visionario, lui perché non accetta il pubblico confronto con me su queste tematiche? Perché se lui ha paura di un confronto con un visionario, allora il problema è suo, non sono io. Ma aperta e chiusa parentesi, sulla questione di Zucchetti, se volete possiamo fare un approfondimento ulteriore. Perché... Sì, sarà il caso di approfondire magari in un'altra puntata di Ionica TV, perché leggo qui insomma delle mail, credo che siano, sì, no? Dei documenti, delle proposte di coro protocollate, dove per esempio il comune, quando ha accolto in alcuni casi le nostre proposte, dopo le ha snaturate in fase di attuazione. Noi avevamo proposto un tavolo della trasparenza con Sogin a Policoro, dove invitare tutti gli attori. Alla fine è diventato un incontro tra Rocco Leone e la Sogin. A noi non interessano le assunzioni, questo è un messaggio che deve passare per i sindaci di tutta l'area, Rotondella, Policoro. La nostra associazione non mira a cercare posti di lavoro, il nostro obiettivo è la tutela delle persone, dell'ambiente e degli alimenti. Se voi non volete affrontare le questioni ambientali perché la Sogin equivale a posti di lavoro da distribuire, allora capisco perché non volete accettare il contraddittorio. Cioè, c'è tanta gente che in Basilicata col nucleare, ma come nel resto d'Italia, fa clientelismo. La Sogin deve tirare a campare, perché rinviando sempre il decommissioning si arriverà puntualmente a prorogare i contratti. Quella del nucleare è una filiera che più rimane aperta, più garantisce i posti di lavoro e gli appalti a centinaia di aziende e persone. Queste sono le tematiche su cui gli amministratori non vogliono far ragionare la comunità. Dottor Santoriello, a proposito, no, della scomparsa, no, del professor Zucchetti, lei ha qui delle mail, no, da parte del comune di Policoro e non solo, dove appunto, ecco, questa non è un'ipotesi sua visionaria, cioè non è una sua fantasia, ma il professore è davvero scomparso. Allora, è triste che una persona adulta debba mortificare un giovane come me che a costo zero fornisce all'amministrazione delle proposte. Il professor Zucchetti è sparito per tutti. Un esempio è questa mail. Membri dell'amministrazione hanno provato a contattare questo che è uno dei massimi esperti in materia, nonché attivo in Sardegna nella questione dell'uranio impoverito, col MUOS in Sicilia. No, io mi sarei interrogato come amministratore sul perché Zucchetti non ha risposto più a nessuno. A me la cosa che preoccupa è il fatto che il professor Zucchetti possa aver visto o essere stato avvicinato, abbia subito un qualcosa che lo ha fatto, come testimonia questa mail, sparire dagli schermi radar di tutti, membri dell'amministrazione e membri della presunta società civile, dell'associazione Cova Contro in questo caso. Quindi Rocco Leone, invece che delegittimare chi gratuitamente ha provato a fare qualcosa con lui e per lui, e quindi per la cittadinanza, ha preferito non portare avanti questa sfida. Infatti noi ancora oggi aspettiamo una loro risposta sul progetto dell'ARPA Piemonte, quello che vi ho fatto vedere prima, perché noi abbiamo contattato noi l'ARPA Piemonte e non l'amministrazione comunale. Cioè, è sparito Zucchetti, noi abbiamo continuato a lavorare per portare avanti questo progetto e l'amministrazione è sparita, non solo Zucchetti. Io ho fatto presente che nella zona D1 di Policoro, tanto per intenderci la zona artigianale, presto sorgerà un'isola ecologica. Mi sono permessa di utilizzare il termine rifiuto, ma sono stata bacchettata perché a quanto pare non si dice più, non si usa più come termine. Allora, io da ex candidato del sindaco Leone chiedo scusa per lui e mi vergogno del suo atteggiamento, perché un sindaco
un laureato, un medico, un amministratore dovrebbe avere perlomeno la capacità di non incartarsi nelle proprie bugie. Perché si può essere ignoranti, ma se si è capaci di non dimostrarlo in maniera così esplicita è anche meglio. Allora, l'isola ecologica, quindi un atto votato dalla sua amministrazione, elenca una serie di codici CER. Codici CER stanno per catalogo europeo del rifiuto. Ah, quindi c'è il termine, esiste questo termine rifiuto, non mi sono sbagliata del tutto? Ma assolutamente no, è stato semplicemente, a mio avviso il sindaco si è incartato su una bugia che lui stava cercando di costruire. È un'isola ecologica che non tratta né seta né salmone affumicato, tratta CER, ossia tipologie di rifiuti che devono essere codificate da un codice europeo che li classifica, e quindi attraverso una sigla alfanumerica viene spiegato il contenuto, la tipologia di rifiuto, rifiuto che dopo può diventare materiale riciclabile, riutilizzabile, ma la condizione di partenza è quella del rifiuto. Ma secondo lei, dottore, questa, diciamo, isola potrebbe essere un punto di forza per Policoro o no? No, assolutamente no, è un blitz. Basta partire dalla data di approvazione della delibera, il 27 dicembre, è un progetto che in base a carteggio a nostra disposizione era in gestazione dal 2015, è un progetto che per noi di Cova Contro non ha una ratio che se non quella dell'interesse privato, non del territorio. Ma infatti no, io la domanda che mi pongo da giornalista e da cittadina, non esiste già una ditta che è in appalto appunto con il comune per, che si occupa, no? La Tradeco si occupa della raccolta e di portare tutti i rifiuti nel centro. Ma infatti io per questo volevo col sindaco Leone e col suo assessore all'ambiente, se esiste, ripeto perché noi non ce ne siamo accorti della sua esistenza, fare un pubblico contraddittorio, ma sulla base di civiltà, reciproco rispetto. Questa scelta, anche senza entrare nel merito tecnico, politicamente andava condivisa con la città e non è stato fatto. È un blitz con una lunga gestazione documentale, endoprocedimentale, ma dal punto di vista politico è un vero e proprio blitz. Il punto qual è? Che leggendo anche il progetto e contestualizzandolo si vede che è un progetto politico e imprenditoriale, non è un progetto per il territorio, è un progetto che prevede tutta una serie di codici CER che onestamente a me spaventano, ma non da cittadino in piena crisi NIMBY, io non voglio questo nel mio cortile, assolutamente. E perché ci sono delle tipologie di rifiuti che, uno, in Italia sono facilmente camuffabili, cioè sono rifiuti assimilabili ad urbani, terre di scavo, metalli ferrosi, rifiuti ingombranti, RAE, plastica, pneumatici, rifiuti tessili, materiali edili, terre di scavo. Non c'è solo il vetro e il cartone di cui parlava il sindaco. Cioè, allora, o il sindaco ha fatto un'intervista ed era impreparato, non aveva studiato, oppure per dovere di chiarezza e trasparenza, lui da amministratore e noi da associazione che si occupa di queste cose, sarebbe rispettoso verso la città fare un pubblico contraddittorio, perché c'è gente che nella zona si sta opponendo e noi come associazione abbiamo già consumato i primi atti per opporci a un progetto che onestamente è scritto in maniera anche molto semplicistica, e questa è l'altra cosa che mi spaventa. E poi, mentre in Regione Basilicata il piano regionale rifiuti è stato pubblicato da pochi giorni, il DDL annesso sui rifiuti è ancora in via di discussione. Il comune di Policoro, che è dietro sotto tanti punti di vista, sui rifiuti ha fatto un'avanzata francese. Perché? Poi il progetto parla di 5, 6, 7, 8 posti di lavoro. E il progettista ha il coraggio di dire che in un momento di crisi economica 8 posti di lavoro che non sono certificati da nessuna parte per questo progetto possono essere un momento di crescita economica. Beh, io da cittadino penso, ogni qualvolta si parli di progetti connessi alla filiera dei rifiuti, bisognerebbe analizzare i costi sociali degli stessi. I costi sociali sono la perdita di valore immobiliare delle pregiate colture agricole che ricadono nella zona, dei fabbricati, degli investimenti di altre persone, nonché i danni sanitari che possono conseguire e quindi quelli ambientali da questi progetti, perché in questo progetto io non ho letto nulla
che parli in maniera specifica, specifica, non col copia e incolla, con una bibliografia seria, annessa, di come vengono trattate, raccolte, analizzate, caratterizzate le acque di dilavamento, le acque bianche, le acque di scolo, le polveri, perché parliamo di terre di scavo, parliamo... Non c'è nulla, sta scritto l'altezza della tettoia, dove sono posizionate le vasche, le tipologie, vengono sottolineati i posti di lavoro. Io vorrei che nel progetto venissero sottolineate le misure di mitigazione dell'impatto ambientale. E per me, per noi di Cova Contro, è un progetto scritto con i piedi, quello che mi sono ricordato. Ma è possibile che venga presentato un progetto, un ente pubblico, diciamo, incompleto? Beh, assolutamente, la Regione Basilicata è famosa per aver autorizzato progetti giudicati dopo dal TAR autorizzati in maniera frammentaria e disorganica. Non è né il primo e né l'ultimo, però onestamente un'amministrazione seria su queste questioni dovrebbe realmente aprirsi alla città. Su questo progetto, come su altri, per esempio il nucleare, non è stato fatto. Allora, io qui, come associazione e come cittadino, mi fermerei qui, perché di fronte a questo modo di fare, a questa assenza di partecipazione, di trasparenza, di voglia di contraddittorio, secondo me chi non garantisce queste cose da amministratore si autoincolpa. Quindi, per quanto mi riguarda, noi faremo i nostri passaggi e se l'amministrazione volesse aprire una pagina nuova sarebbe bello, ma farlo anche adesso, negli ultimi mesi, forse sarebbe anche poco credibile. Bene, in attesa, dopo diciamo, le dichiarazioni del dottor Santoriello, molto diciamo, rilevanti, in attesa di un contraddittorio con il sindaco della città di Policoro, salutiamo tutti gli amici di Ionica TV e ricordiamo però che Cova Contro si sta impegnando anche per analizzare le acque del Pertusillo. Se qualcuno intendesse partecipare, può contattare non solo il dottor Santoriello, ma l'associazione Cova Contro anche su Facebook.